Durante le apparizioni della Madonna a Medjugorje, si sostiene che i veggenti sperimentino una serie di fenomeni spirituali e fisici. Questi eventi sono stati riportati in modo coerente dai veggenti e dai testimoni oculari nel corso degli anni. È importante notare che queste affermazioni sono oggetto di dibattito e discussione all'interno della Chiesa Cattolica e tra gli studiosi. Ecco alcune delle esperienze riportate durante le apparizioni. Apparizione della Madonna. I veggenti affermano di vedere la Madonna durante le apparizioni. Spesso dicono di avere un dialogo con lei e di ricevere messaggi. Luce intensa. Molte volte, i testimoni affermano che durante le apparizioni si verifica una luce intensa o un bagliore attorno ai veggenti. Estasi. Alcuni veggenti cadono in uno stato di estasi durante le apparizioni, durante il quale sembrano essere inconsapevoli dell'ambiente circostante. Comunicazioni celestiali. La Madonna avrebbe condiviso messaggi con i veggenti, spesso relativi alla preghiera, alla conversione, alla pace e a eventi futuri. Preghiera e conversione. Molti visitatori di Medjugorje riportano esperienze di profonda preghiera e conversione spirituale durante il loro soggiorno. Segni nel cielo. A volte, i testimoni affermano di aver visto segni nel cielo, come arcobaleni o fenomeni atmosferici insoliti, durante le apparizioni. Energia positiva. Molte persone riferiscono di avvertire un senso di pace, serenità e positività durante le apparizioni. Cosa sono i segreti di Medjugorje? Avete mai sentito parlare dei segreti di Medjugorje? Medjugorje è una cittadina in cui negli anni si sono rivelate le apparizioni della Madonna. La vicenda delle apparizioni porta con sé un ulteriore elemento di mistero, la presenza di messaggi lasciati, appunto dalla Vergine Maria, ai veggenti. I 10 segreti, cosa sappiamo? Nel corso degli anni i veggenti hanno appreso dei dettagli relativi ai segreti, seppur ogni segreto è relativo ad un evento specifico che riguarda il destino dell'umanità. I 10 segreti sono divisi tra 3 avvertimenti e 7 castighi. Si dice che i 3 avvertimenti preannunceranno dei terribili episodi, simili a piaghe, che colpiranno l'umanità. I 10 segreti di Medjugorje furono trascritti su pergamene, consegnati dalla Madonna, sotto forma di codice cifrato ed accessibile solo a colui che ha ricevuto il messaggio. Il significato dei 10 segreti. La particolarità dei 10 segreti di Medjugorje è che sono stati dichiarati dalla Madonna stessa, come una continuazione dei segreti di Fatima, rivelati ai pastorelli. I 10 segreti di Medjugorje hanno lo scopo di farci riconciliare con Cristo e di chiamarci al suo amore. Solo chi pregherà, sarà penitente e si riconcilierà con Cristo non avrà paura degli eventi predetti nei segreti. Dovremo essere forti per poter sopportare gli eventi che sono celati nei segreti di Medjugorje. Il centro di ogni messaggio ed invito della Madonna è la preghiera. La preghiera sincera, fatta col cuore, allevia le sofferenze, porta alla gioia e alla serenità interiore, oltre al perdono dei peccati. La Madonna ci sollecita ogni giorno a rinascere nella preghiera. Il messaggio della Vergine è che lei ci attende e ci accoglie con amore e pace. Il suo intento è di rendere puri i nostri cuori con la preghiera e la riconciliazione e di farci trovare pronti ad ascoltare la rivelazione dei segreti di Medjugorje. I segreti, la posizione della Chiesa. Le apparizioni ed i miracoli a Medjugorje ad essi legati non hanno ancora ottenuto un riconoscimento ufficiale dal Vaticano, a differenza delle apparizioni mariane avvenute a Lourdes e Fatima, moltissimi anni prima. Ciò nonostante, i fatti di Medjugorje hanno assunto dimensioni analoghe a quello degli altri siti di apparizioni mariane, divenendo una delle mete di pellegrinaggio più visitate al mondo. Papa Benedetto XVI aveva, sotto il suo pontificato, istituito una commissione di inchiesta, la quale, nel 2014, diede esito favorevole al riconoscimento della soprannaturalità delle apparizioni di Medjugorje. Tutto è stato, poi,
sottoposto all'attuale pontefice Papa Francesco, il quale non ha ancora autenticato in nome della Chiesa Cattolica i fatti e le apparizioni di Medjugorje, pur dando il suo benestare all'organizzazione dei pellegrinaggi. Dal 2015 si attende un giudizio finale sulla base del flusso di pellegrini, le testimonianze dei veggenti e le indagini della Commissione Vaticana. Tutto è in divenire, tuttavia, con il via libera all'organizzazione dei pellegrinaggi a Medjugorje, molti uomini di chiesa, quali vescovi e cardinali, si sono avvicinati a questo straordinario luogo, pieno di significato e spiritualità. La particolarità dei 10 segreti, che riguardano tutta l'umanità, di Medjugorje è che sono stati dichiarati dalla Madonna stessa, in uno dei suoi messaggi verso i veggenti. Se ti piacciono i nostri contenuti, iscriviti al canale e attiva la campanella, in questo modo non ne perderai nessuno. Ma ora continuiamo con i 10 segreti. La veggente Mirjana sa quali sono i segreti, quando accadranno e dove si realizzeranno. I 10 segreti di Medjugorje sono il segnale di un passaggio da un'era ad un'altra. Si arriverà ad un'era di pace e serenità tra gli uomini e con Dio. Chi rivelerà i segreti? La divulgazione dei segreti è un compito affidato a Mirjana. Lei è a conoscenza delle date degli eventi, quindi, 10 giorni prima che si verifichi l'evento, deve entrare in contatto con un sacerdote da lei scelto, il frate francescano padre Peter Ljubicic, che opera presso la parrocchia di Medjugorje. Insieme, inizieranno una settimana di digiuno e preghiera. 3 giorni prima dell'evento, il sacerdote renderà noto il messaggio al mondo intero, permettendo così a tutti di verificare la validità della rivelazione della Madonna di Medjugorje. Come sarà il mondo dopo i segreti? Mirjana spiega che, dopo la rivelazione dei segreti, sarà un'epoca contraddistinta dalla pace. Ecco perché colei che ha pronunciato i segreti si fa chiamare Regina della Pace, dal primo giorno in cui è apparsa a Medjugorje. Questa epoca sarà di prosperità e serenità tra gli uomini e in pace con Dio, diversa da quella attuale, che viene definita peccaminosa e impura. In questo enigmatico viaggio alla scoperta dei segreti di Medjugorje, abbiamo attraversato un mondo di mistero e fede che ha catturato la nostra immaginazione. Mentre attendiamo con ansia ulteriori rivelazioni, dobbiamo ricordare che il vero significato dietro questi segreti risiede nella riconciliazione con Cristo e nella preghiera profonda. Se desiderate esplorare ulteriormente questi misteri o condividere le vostre prospettive, non esitate a commentare qui sotto. Il mondo dei segreti è ampio e profondo, e la vostra voce può contribuire a gettare nuova luce su questi enigmi spirituali. Continuate a indagare, a porsi domande e a cercare la verità, perché in un mondo così misterioso, la ricerca della fede e della conoscenza rende il nostro viaggio ancora più intrigante e appassionante. Grazie per essere stati con noi in questa avventura affascinante. E, soprattutto, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi misteri che sveleremo insieme. Il futuro riserva ancora molte sorprese.